Noi siamo qui come EcoSud, siamo un'associazione di piccoli produttori calabresi. In realtà è, oltre che un'associazione, un movimento che coinvolge sia produttori, sia consumatori, animatori sociali. E non ci occupiamo solo di agroalimentare, ci sono artigiani, dentro c'è una cooperativa tessile di Gallico e siamo diffusi in diverse zone del territorio calabrese, soprattutto nella provincia di Reggio e in particolare a Rosarno. Da 2 anni svolgiamo un'attività che non riguarda solo l'agricoltura, ma che nell'agricoltura il perno anche nella sua natura di intervento sociale sul territorio. È inutile ricordare cosa è successo il gennaio del 2010 a Rosarno. Quello che noi facciamo è avanzare una proposta alternativa per andare ad affrontare le cause, la radice di quel fenomeno, tanto dello sfruttamento selvaggio che si verifica a Rosarno, dei lavoratori africani, c'è qui Ibrahim che è un bracciante della Costa d'Avorio, quanto della causa a monte di tutto questo, cioè lo strozzamento della piccola agricoltura da parte della grande distribuzione organizzata, che nel nostro territorio, nella piana di Gioia Tauro, ha una valenza ancora più forte, proprio per il tipo di orientamento che è stato dato alla produzione in quel territorio, le monoculture, tanto per l'olio d'oliva quanto per gli agrumi, monoculture orientate all'industria. E quindi lo sfruttamento degli africani diventa l'ultima leva su cui ricavare margini di profitto a tutti i livelli, siano i grossi commercianti che rastrellano il prodotto sul territorio e poi via via fino appunto alle stanze della grande distribuzione, che su questo ovviamente accumulano grossi profitti. Chiediamo a tutti i produttori coinvolti di assumere regolarmente la manodopera, di pagarla di pagare un equo salario secondo le norme vigenti, di garantire condizioni di lavoro degne, e questo fa il paio col discorso sulla qualità e sul biologico, quindi sulla sostenibilità, sulla tutela del territorio. E allora abbiamo inventato questa cosa delle arance etiche, le arance, i mandarini, le clementine e l'olio, anche l'olio, che proponiamo come un prodotto libero da ogni sfruttamento e privo di ogni inquinamento o nocività. Je souhaiterais que ces gens d'initiative, comme ce qui se fait aujourd'hui, les producteurs, la production biologique qui se propose, que proposent aujourd'hui les associations et les différentes ONG sur cette place-là, que ces initiatives-là soient encouragées et soutenues et que la santé de l'humanité puisse être quelque chose d'effectif. Siamo dell'azienda agricola Angeloni Gino di Cingoli, facciamo biologico ormai da quasi 10 anni. Abbiamo iniziato un po' per passione, un po' perché più che altro l'inizio era più per casa, per avere dei prodotti buoni per casa, poi abbiamo iniziato la vendita anche per altre persone. Mi occupo del biologico perché penso che la natura fortunatamente sia inarrivabile dal punto di vista del, come dire, l'uomo ancora tante cose non riesce a scoprirle, la natura invece sa quello che deve fare, sa come comportarsi, sa, la natura sa, l'uomo purtroppo ancora tante cose non le sa. E per me è importante produrre beni nel rispetto, come dicevo prima, della natura, dell'ambiente e quindi dell'uomo. E che per la prima volta gli acquirenti e i produttori sono nella stessa strada, sono a fianco, non c'è un alter ego, non c'è qualcuno che propone sperando di vendere qualche cosa di più, non c'è qualcuno che ti chiede qualcosa che non serva. E devo dire che per il produttore è una sensazione bellissima, cioè forse tutte le fasi precedenti sono servite per portarci proprio qua, in questo momento in cui si fa quello di cui c'è bisogno, con l'interessamento da parte delle persone di quelli che sono i valori, quello che vanno a mangiare, il senso se quel prodotto c'ha bisogno, c'ha senso di farlo produrre oppure no, forse siamo nella strada giusta. Per la prima volta forse possiamo fare questa rivoluzione da basso, che partendo dai consumi di tutti i
segreto tra chi produce e chi consuma, forse ci abbiamo in mano noi il senso di quello che potrebbe essere domani dei nostri figli, dell'agricoltura, dell'ambiente, eccetera, eccetera. I valori sono tanti.